Salve a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati qui sul canale di Crack79. Siamo qui su Farming Simulator 22. Oggi andremo a vedere cosa fa di completo la Paint e Terraform e qualcosa. Dopo ve la faccio vedere, prima di uscire vi faccio vedere qual è il simbolino della mod e dove la potete anche trovare. Quindi in pratica questa qui è quella mod che è una mod che, come c'è scritto, vedete, traducendo il nome, che potete mettere la vernice, poi formare la forma del terreno, alzare, abbassare, livellare, tutta quella roba lì, e poi dopo con quello che c'è scritto dopo, che adesso non mi ricordo come cavolo si chiama, potete modificarlo dove vi pare a voi, cioè potete modificare quello che vi pare a voi nella modalità questa, tipo voi venite qui nella vernice. Cioè, non potete cambiare la strada, quello non lo potete fare. Però adesso noi ci andiamo a spostare in un'altra zona dove non è nostra, tipo qua di solito, quella dove alcune mappe mod fanno partire, dove anche io quando ho iniziato quella lì senza, in pratica, quella più difficile, quella senza che ti danno la roba, che iniziavo da qui. Poi dopo mi vendevo più o meno tutta la zona. Qui adesso, in questa zona qui, non è nostra. Adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare in questa roba qui. Aspetta, intanto ci andiamo a mettere pure qualche soldo, così se per caso abbiamo bisogno, ce l'abbiamo. Allora, io avevo spinto la P però, Allora, dobbiamo andare in questa categoria qui. Qui abbiamo intanto quello del modellamento del terreno. Come vedete possiamo sollevarlo, possiamo abbassarlo, poi dopo se vogliamo possiamo ritornare a livellarlo. Vabbè, qui in teoria ci serve smussa, però non credo che qua c'è qualcosa. Ah, forse, aspetta che qui se volete smussare un po', tipo questo qui. Potete anche modificare il terreno dove, perché in teoria senza questa mappa qui a voi vi fa modellare il terreno, però vicino a un oggetto di solito posizionato non vi fa fare alcune modifiche, tipo qui se voi volete abbassare un pochettino di più per vedere, vedete, potete abbassarlo un pochettino, adesso più vicino di così non ci va, poi si può per caso livellare, però come si vede noi qui abbiamo modificato. Aspetta che andiamo a mettere un po' anche ad attivare qui la velocità, abbiamo abbassato, così vedete che si vede anche il di sotto del terreno, una cosa che praticamente voi non potevate fare senza questa mod, perché quando siete vicino a un coso difficilmente vi fa modificare il terreno in quella zona lì. Quindi poi, come si vede, lo stiamo facendo su un terreno che non è nostro. Un'altra cosa che possiamo fare, dopo andremo a cosa ancora più importante che non c'è scritto, però l'ho scoperto, se qualcuno ha visto la serie Boscaiola lì, le prime due episodi che ho fatto, che infatti l'ho anche parlato, se per caso era questa mod qui che faceva questa cosa oppure era la mappa. Dopo io l'ho provata nella West End, quella 64x, ho visto che funzionava anche lì, ho provato a cavare la mod e ho visto che infatti cavando la mod anche in quella boscaiola non faceva niente, cioè non te la poteva mettere. E adesso questa la vediamo dopo, prima andiamo a vedere che possiamo modificare anche la vernice. Vogliamo cavare questo campo? Vabbè, se io lo cavo dopo non lo posso rimettere, perché così quello standard non ho la modalità di poterlo ricreare, però se vogliamo cambiare tipo la vernice, vogliamo continuare qui anche con, vedete, io posso modificare la zona e abbiamo cavato il campo, e qui possiamo praticamente metterci altri punti vendita
perché tipo facciamo conto, e questa qui è molto comoda, questa cosa che andremo a vedere adesso è comoda quando dovete posizionare principalmente o dei punti vendita o delle produzioni, perché di solito, allora, la produzione, vabbè, anche se vi comprate il terreno va bene lo stesso, però dovete spendere anche dei soldi. Ci sono alcune volte che ci sono in alcune mappe, tipo quelle di Steve, che è uscita quella che vi ho fatto vedere anche nella live, che quella lì era la versione con un campo solo, c'è anche la versione con tutti i campi già creati, però di solito lui nelle sue mappe mette anche dei posti dove potete mettere dei posizionabili, produzioni, cioè fabbriche, punti vendita e cose così. Ecco, utilizzando questa mod qui che stiamo utilizzando ora, potete, perché più che altro alcune volte possono costare pure tanto, quelle zone lì dove potete mettere anche solo un posizionabile, tipo anche se all'inizio, ecco, uno vuole partire all'inizio senza niente, se uno vuole all'inizio il terreno, vabbè che sì, c'è anche la mod del prestito, che potete prenderlo in prestito all'inizio, prendete un tot ogni giorno dopo che l'avete preso in prestito, ogni tanto vi potete posizionare le cose di qua di là, però se volete potete anche posizionarci una cosa e il terreno non tenerlo voi, tanto lì è un posto che ci dovete soltanto mettere una farm, non ci avete campi, quindi non dovete lavorarli, non vi interessa modificare il terreno perché non ci dovete fare niente. E quindi qui non so se in questa mappa ci abbiamo qualche cosa di simile. Beh, in teoria, se uno vuole, si può fare pure la mappa, cioè la farm, in uno di questi posti che non si possono comprare, se uno vuole. Tipo, ci sono questi posti qui, non si possono comprare, però se uno vuole, vabbè, però questo adesso intanto andiamo a vedere questa cosa qui. Mettiamo una produzione, perché facciamo... Ah, poi c'è anche una cosa da volevo farvi vedere che ho scoperto sulle produzioni, tipo, vedete che noi possiamo mettere questa produzione anche se non è nostro, noi la possiamo piazzare. Una cosa che ho notato, le produzioni che posizionate voi, io adesso questa qui è nostra, io se faccio vendi e anche non ho il posto, se faccio vendi mi vende direttamente la produzione. Se invece noi andiamo a prenderci una produzione di quelle già inserite, tipo questa qui, noi la andiamo ad acquistare, l'abbiamo pagata 110, però noi se vogliamo la possiamo anche rivendere se non la vogliamo più. Dovete andare qui, cliccare, vedete? Vi fa come gli oggetti posizionabili, quelli che rimangono posizionati. In pratica, cioè vabbè, quelli che in teoria non rimangono posizionati, è vero. Però come si vede, la potete rivendere a 55.000. Però la rivendete, cosa succede? Che ce l'avete ancora qui. Questa succede soltanto su quelli che sono già posizionati. Quelli che invece posizionate voi, ve li fanno eliminare del tutto. Però come vedete noi possiamo praticamente modificare, più che altro mettere i punti vendita, quella è la cosa buona. Anche tipo noi abbiamo qui nelle zone, tipo c'era in quella Svizzera che io ho dovuto posizionare una volta un punto vendita da una parte, andiamo a vedere qui, ecco, vedete qui se uno vuole, in teoria non c'è niente di punto vendita. Che cos'è che c'è qua? Abbiamo soltanto questa produzione qui, il caseificio, però in questa zona qui non abbiamo niente, non possiamo neanche comprarla, se vedete, oppure volete fare un altro punto vendita in questa zona, però questo qui lo potete comprare, però la cosa buona è che voi potete creare, potete posizionare della roba, volete mettere uno, ecco la cosa del benzinaio, ecco. Comoda, molto comoda per il benzinaio, perché dov'è il benzinaio qua? È venuto in mente proprio, eccolo qua, qui abbiamo il benzinaio, se andiamo a vedere noi, il benzinaio non lo possiamo comprare, però se noi vogliamo metterci, aggiungerci, ecco tipo qua, vedete che qui manca, ci sta un buco,
qua se noi vogliamo, e anche qui ci sta un altro buco, in questi due qui noi se vogliamo possiamo posizionarci le stazioni. Allora, dovrebbero essere... Allora, abbiamo questa qui. Qui adesso poi dopo dobbiamo utilizzare la funzione... Allora, intanto mettiamo questa qui. Poi dobbiamo utilizzare la funzione questa qui della V. Ah, aspetta, quando fai questo devi fare... Eccolo qua, vedete? Oh, ma sai che ci sta veramente precisa? Ecco qua, vedete? Poi se vogliamo possiamo andare a mettere invece dall'altra parte quest'altro qui. Mettiamo sempre girato così e la mettiamo qua. Vedete? Noi abbiamo posizionato... Questa qui ci sta veramente benissimo, è venuta proprio nel quadratino, sembra che l'abbiano fatta apposta proprio per metterci... Perché, perché di solito ci stava quello del macchinino per mettere i soldi per fare il self-service. Però vedi, ci hanno lasciato due buchi, noi veniamo qui, possiamo ricaricare quelle elettriche invece di andare sempre al... adesso possiamo provare a vedere anche se funziona. Prendiamoci il... In teoria dovrebbe funzionare perché anche al biogas ce l'hanno messo, però adesso andiamoci a prendere questo qui. Poi cosa facciamo? Andiamo intanto qua vicino. Vedi che appena arrivi vicino si spegne, si accende. Adesso noi cosa facciamo? Utilizzando la mod andiamo qua e la svuotiamo e ora la facciamo iniziare a ripartire. Vedi? Vedi? Funziona perfettamente. Lui adesso sta ricaricando e con quello metano venite qui. Bisogna, no, più che altro voglio fare una prova per vedere la distanza se va bene. Quello lì abbiamo visto che andava benissimo la distanza. Ora andiamo a vedere questo qui invece. Se spingiamo il tasto giusto. Che poi in teoria credo che puoi far funzionare sia da una parte che dall'altra. Andiamo a vedere qua, adesso ci mettiamo sempre qui vicino, poi andiamo sempre con la mod, mettiamo vuoto, mettiamo il freno a mano perché vedi che si sta muovendo, R, vedete? E adesso si sta ricaricando, come vedete funzionano tutte e due. Ecco, questa mod qui è comoda anche se per caso uno vuole metterne i benzinai, tipo questo qui, volete mettere la carica elettrica e volete mettere il... quello per il metano, come vedete, e funzionano tutte e due. Quindi adesso che abbiamo visto più o meno tutte le cose che possiamo fare, che possiamo modellare, dove in realtà, ecco, questa qui era una zona che di solito non ti faceva modellare tanto bene, c'erano alcuni modi, alcune cose non te le faceva modificare in questa qui, me lo ricordo quando per caso avevo iniziato, invece di iniziare dall'altra, avevo iniziato qui, diminuivo questa cosa qua, e poi dopo qui volevi rifare tutto per bene, tipo uno cosa fa? Viene qui, inizia a fare così, te fai livella, te lo livella quello, però non ti livellava, cioè non ti faceva tutto qua, questo qui te lo faceva tutto, però nella discesa rimaneva in pratica uguale, non ti faceva modificare niente. Ok, adesso andiamo a vedere un pochettino qua come riusciamo a farlo. Tipo qua uno se vuole può fare intanto questo qui tutto pari. Poi dopo, che palle quando metti qui, si può fare un bello smussamento.
però possiamo modificarlo dappertutto. A me arrivava alcune zone che poi dopo arrivavi qui, se volevi alzare, abbassare, non te le faceva modificare. Se qui invece adesso andiamo, vedete che possiamo modificare dappertutto qua ora. Dappertutto. Qui invece c'era alcune zone che faceva fatica a prendertele. Qui adesso possiamo modificare tutto, vedi anche qua. Qua possiamo modificare, vedete. Possiamo modificare dappertutto. C'è anche dove ci sono gli alberi, dove ci sono le cose. Cioè dappertutto possiamo modificare, vedete? Tutto quanto. Andiamo a vedere come... Vedi che è venuta benissimo ora qua? Cioè vabbè, qui dopo sono stato io che ho fatto la cosa per alzarlo di qua e di là. Però, vedete, qui è venuto veramente bene. L'abbiamo cavato con lui, abbiamo fatto pari. Poi qui tetteri abbassi, qui bastava fare un altro po' di livellamento e ora funziona perfettamente. Allora andiamo a vedere dov'è che la troviamo questa modu qua, però come al solito vi chiedono mentre andiamo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, mettere un bel like, attivare la campanellina, commentare, condividerlo e guardare nei link in descrizione che ci sono quelli per acquistare il gioco più quello lì del social e del Discord Italian Gaming. Allora andiamo qui in gioco, poi voi quando siete qui, oppure lo potete fare anche direttamente da qui, voi basta che andate qui su cerca, scrivete, basta che scrivete anche solo Paint, vedete? Ce ne sono soltanto due di Paint. Ecco, la mod è questa, Paint and Terraform Anywhere, Anywhere significa da tutte le parti, cioè dappertutto. Però io adesso non lo so se forse è un'aggiunta che c'è stato in questa qui. Ho provato a leggere, tranne che la traduzione, sapete che ogni tanto su Google fa alcune traduzioni un pochettino un po' del cavolo. Quindi è probabile che forse questa scritta qui sia intesa come... Vedete che lui fa la modifica del terreno qui anche sulla... Anzi, questo qui ha modificato anche la strada. Quindi ci sono alcune mappe che ti modifica anche alcuni tipi di strade. Come vedete, questo qui gli ha fatto proprio il fosso proprio nella strada, invece dove ero io vedete che là non me l'aveva fatta modificare la strada, perché forse era una strada fatta posizionata sopra, perché alcune volte ci sono anche delle strade posizionate sopra, è proprio una cosa che hanno messo, non è fatta il terreno modificato, è proprio una strada messa sopra, quindi tu anche se lo modifichi non vedi quello che sta sotto. Questa qui invece dovrebbe essere proprio una strada invece fatta di quello, e quindi per quel motivo che la puoi abbassare. Qui ti fa vedere tutte le modifiche, vedi che ti ha fatto vedere che ha piazzato pure una zona qua che in teoria forse... E qui bisogna vedere se in questa zona qua non sia per dirti con l'aggiornamento lì che tu puoi posizionare anche dove vuoi, anche se tu non hai il terreno. E quella è una cosa buona, non perché... per fregare, perché dici oh io non mi compro il terreno, ci metto la cosa, ma più che altro se uno vuole posizionare un punto vendita perché c'ha una mod che aggiunge dei prodotti di vendita tipo quella del macellaio oppure quelli del DLC, il punto vendita per il DLC l'ultimo, quello dell'espansione, volete mettere quello lì per vendere tutta quella roba lì, cioè dovete mettervelo su un vostro terreno, sprecare o un campo o un terreno dove ci potevate mettere qualcos'altro, però se invece avete nella mappa un posto dove potete posizionarlo e non potete comprarlo, tipo anche con la mod, perché se lo potete comprare ve lo potete mettere anche con la mod, poi dopo andarlo a posizionare, poi dopo ricavarvelo senza dovervi spendere soldi di qua e di là, tipo la mappa del 13, lì avete visto che potete praticamente prendere tutto, però facendo in quella maniera lì non avete neanche più bisogno di mettervelo e poi dopo ritoglierlo. Voi andate lì, glielo piazzate, decidete voi se volete modificare il terreno oppure no. Di solito se vi mettono che non spendete soldi potete anche non modificare il terreno. Oppure se volete potete anche non modificarlo, al massimo se vedete che c'è qualche zona che si deve stare un po' più basso, un po' più alto, potete sempre andarlo a modificare voi, perché con questa mod avete la possibilità anche di poter modificare il terreno dopo che avete posizionato un oggetto. Tipo voi avete posizionato un oggetto, non avete utilizzato quella che modifica il terreno perché non volevate che ve lo stravolgeva del tutto, dopo che lo posizionate potete voi decidere se andare ad alzare un pezzettino perché da una parte è venuto, in pratica c'è il fosso
cioè c'è un buco sotto, lo volete farlo vedere, in quella zona lì potete benissimo alzare, se volete voi, il terreno un pochettino, così dopo viene coperto. Se è venuto troppo giù lo potete anche riabbassare, perché vi serve come il punto, tipo facciamo conto il punto di scarico è venuto sotto e voi lo volete di sopra, potete andarlo a regolare alzando, tipo come era successo a me in quello del 13, la mappa del 13, quando avevo posizionato quello lì dove praticamente tipo l'orto che vi faceva tutta la roba, era venuto il punto di scarico, metà si vedeva e metà no. Quindi lì, se volevate, potevate andare ad abbassare voi il terreno e così dopo vedevate praticamente tutta la zona. Ok, io direi che per questo video è tutto. E ci vediamo per i prossimi video. Un saluto. Non metterò il link in descrizione perché tanto ce l'avete, o potete andare sul mod hub e scrivere Paint, oppure potete benissimo venire qua dentro al gioco, scrivere Paint e ce lo mettete. Non so se funziona anche per console, si può provare a vedere. Mostra solo le mod crossplay, in teoria dovrebbe essere che mi fa vedere soltanto le mod che vanno per i crossplay. Quindi vediamo un po' se adesso facciamo cerca e scriviamo Paint. Sì, però con una A in meno, non ho capito come ha fatto a scrivere due A. Come vedete, per i è soltanto per PC però, perché avendo scritto Paint ora, di là non ha trovato niente. Se adesso noi riscriviamo di nuovo Paint, vedete, un'altra cosa che possiamo fare è andare su giochi e andare a vedere se c'è. Vedete, non c'è. Se invece noi facciamo così, riappare. È soltanto per PC, per console non ce l'avete, però per chi utilizza PC è buono, perché così potete posizionarvi. Più che altro, secondo me, più che aver fatto la cosa che tu puoi modificare il terreno, altezza, quella roba lì, la cosa migliore è quella che potete posizionare gli oggetti anche se il terreno non è vostro. Quindi se uno vuole mettere un punto vendita o una produzione, tipo ci sono delle, tipo anche l'Off Bergman c'ha una postazione dove potete, dovete comprare voi prima di poter mettere, poi modificare. Ecco, tipo quella zona lì sarebbe stata comoda, che voi la potete già, in teoria l'unica cosa è che lì, se non la comprate, non potete levare il coso, quindi lì non va tanto bene. Però in altre, non vi comprate la zona, ci mettete la vostra produzione, tanto la produzione la potete utilizzare lo stesso, anche perché tanto la produzione è vostra, è come quando andate a comprare la produzione normale nel gioco, voi la comprate, potete farci tutto, tutta la roba della produzione funziona, tutto il resto no. Ok, un saluto da Greg79, ci vediamo per i prossimi video, ciao ciao a tutti.